presentato a Palazzo del Pegaso il progetto di volontariato lanciato da Giulio De Angeli, ricercatore plurilaureato, membro del Comitato Scientifico di Toscana 2050. In Consiglio regionale, il presidente Antonio Mazzeo e la presidente della Commissione Sviluppo Economico, Ilaria Bugetti, ricevono la vicegovernatrice della regione Isola di Creta, Eirene Kudesanaki, e la coordinatrice della Toscana per l'Associazione Borghi Più Belli d'Italia, Elisabetta Giudrinetti. Presentato in Consiglio regionale il Valdarno Cinema Film Festival. La 40ª edizione della rassegna di San Giovanni Valdarno prevede tra le molte iniziative la consegna del premio Marzocco al premio Oscar Vittorio Storaro. Sono contento di rivedere Giulio De Angeli, che ci sta aiutando tanto anche come componente del Comitato Scientifico di Toscana 2050, per provare a disegnare la nostra idea della Toscana che verrà. Con queste parole il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo è intervenuto a fianco di Giulio De Angeli alla presentazione di A Choice for Life 2023, il progetto di volontariato ideato nel 2017 da ricercatore in neuroscienze a Cambridge, plurilaureato classe 1995, al quale il Consiglio regionale ha già conferito il primo Gonfalone d'argento di questa legislatura, massimo riconoscimento dell'Assemblea Toscana. E Choice for Life è un'iniziativa di volontariato finalizzata ad assistere i giovani delle scuole secondarie o dei primi anni universitari nelle proprie scelte professionali e accademiche. Nell'occasione è stata richiamata anche l'altra iniziativa di De Angeli, il suo libro Il metodo geniale, dove il ricercatore illustra strategie e segreti del cervello per apprendere velocemente e amare lo studio. Io sono contento di rivedere Giulio. Giulio, oltre ad aver avuto questo riconoscimento, ci sta anche aiutando tanto insieme agli altri membri del Comitato Scientifico di Toscana 2050 a provare a disegnare quale sarà la nostra idea di Toscana. E sono felice che oggi sia qui, sia per il percorso che sta intraprendendo a livello professionale, un percorso importante che porterà tanto anche al nostro paese. Ho sempre detto a Giulio: ricordati della Toscana, la terra che ti ha formato, e quindi restituire anche attraverso un libro ai ragazzi, alle ragazze, come ci si può avvicinare a metodi di studio che permettono di poter perseguire meglio i propri obiettivi. Guardate, un paese può crescere, una regione può crescere solamente se si creano le condizioni perché tutti possano far venire fuori i propri talenti, possano formarsi nel campo dello studio, nel campo delle professioni. Ognuno deve perseguire i suoi talenti e per farlo serve un metodo. Che sia lo studio, che sia entrare nel mondo del lavoro. In questo libro c'è, è vero, un'esperienza autobiografica di Giulio De Angeli, ma c'è anche un modo, una strada, un consiglio alle ragazze e ai ragazzi. È qualcosa di bello, insieme a questo percorso anche che hanno messo in campo con Change for Life, importante di sostenere, aiutare gli altri, mettersi a disposizione degli altri, coinvolgere tante ragazze e tanti ragazzi che dedicano parte del proprio tempo per gli altri. Per presentare due progetti. Uno è la mia iniziativa di volontariato che è nata, allora la prima edizione fu nel 2017 ancora, poi nel 2020 divenne nazionale e ebbe subito il patrocinio del presidente Mazzeo. Per me è un onore tornare in Toscana. Quest'anno stiamo ambientando la nuova edizione proprio a Firenze e stiamo già riprendendo, preparando i materiali pronti per l'anno prossimo. Questo è uno dei progetti. L'altro progetto che abbiamo in programma di presentarvi oggi era il mio libro pubblicato con Mondadori a inizio gennaio, che per ragioni tecniche non fu possibile presentare stante la pandemia a inizio anno. È un libro in cui troverete tanta Toscana. L'iniziativa Choice for Life è un'iniziativa di volontariato in cui ho riunito un gruppo di studenti eccezionali. Alcuni sono ormai ex studenti, proprio perché è dal 2017 che la portiamo avanti. E l'iniziativa ha avuto il patrocinio di molteplici enti nazionali e ha avuto appunto sempre, la Regione Toscana ha sempre avuto questa grande azione di supporto sul nostro progetto. E tengo a sottolineare che i nostri studenti, che sono tutti volontari,
E sono veramente persone formidabili perché oltre a essere eccellenze nazionali sono belle persone con una motivazione filantropica che si mettono a disposizione dei più giovani per guidarli a effettuare le proprie scelte in maniera consapevole. Al termine delle varie lauree ho ricevuto richieste da tantissimi studenti da tutta Italia su come hai fatto, in termini di metodo proprio. E io ve lo racconto molto volentieri come ho fatto, però mi serve quantomeno un libro perché è abbastanza ampio il discorso. E al che ho potuto constatare che molta parte della letteratura divulgativa, io provenivo da quella vera di letteratura, ecco, molta letteratura divulgativa magari non aveva la bibliografia, per esempio, cioè non era scritta da neuroscienziati, oppure se era scritta da neuroscienziati mancava alle volte quella vena pragmatica che serve per superare l'esame quando c'hai una settimana densissima di appuntamenti. E quindi ho cercato di riunire un po' l'anima neuroscientifica, teorica, che avevo approfondito, che ha guidato la mia carriera di ricercatore, però è combinata a questa vena autobiografica pratica su come arrivare vivi dopo una settimana piena di esami, insomma. E quindi il libro vuole raccontare in termini divulgativi cos'è il metodo di studio, come possiamo ottimizzare la nostra memoria. A Palazzo del Pegaso, il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo e la presidente della Commissione Sviluppo Economico e Turismo, Ilaria Bugetti, hanno ricevuto una delegazione guidata dalla vicegovernatrice della regione Isola di Creta, Irene Kudesanaki, e la coordinatrice della Toscana per l'Associazione I Borghi Più Belli d'Italia, Elisabetta Giudrinetti. La promozione del nostro territorio, in sinergia con altre realtà anche a noi lontane, è volano di sviluppo turistico e non solo per la nostra regione, ha dichiarato Bugetti. Un messaggio perfettamente condiviso dal presidente dell'Assemblea legislativa Mazzeo, che si è detto convinto che nell'intreccio delle diverse capacità, nella contaminazione dei saperi e delle tradizioni, si costruisce la Toscana del futuro. Noi stiamo vivendo un tempo di egoismi, un tempo in cui ci si allontana, non si costruiscono ponti. E invece oggi, incontrando qui la delegazione guidata dalla vice governatrice della regione di Creta, noi vogliamo costruire un ponte per creare le condizioni per scambi economici, turistici, culturali tra due territori dalla grande storia, che raccontano attraverso la loro bellezza, attraverso i loro prodotti gastronomici, attraverso i loro prodotti agricoli, quanta potenzialità c'è e quanta possibilità c'è di far legare due popoli che nel tempo hanno fatto la storia del nostro pianeta. È bello essere oggi qui, è bello poterli ospitare, è bello è stato sottoscritto questo patto che è un modo per ripartire dalle nostre radici, dalla nostra memoria, da quello che siamo, ma anche per traguardarlo verso il futuro. Una bella giornata, un modo per guardare sempre più con ottimismo in un tempo difficile. Siamo onorati per l'autorevolezza di questa delegazione, soprattutto anche per i temi che ci vengono posti, quindi si parla dei borghi più belli d'Italia, ma si parla anche di agricoltura e di agricoltura sostenibile. E siamo onorati che abbiano scelto la Toscana e credo che questo rafforzi le reti europee fra piccoli borghi e fra le buone pratiche che la Regione Toscana sta mettendo in pratica e che ci fa piacere condividere, così come ascoltare le buone pratiche nei borghi dove già le stanno mettendo in pratica. Quindi è un modo sia per sviluppare il turismo, sia per sviluppare la sostenibilità dell'ambiente, sia per far vedere i borghi più belli, quindi la storia e la cultura della Toscana, così come degli altri paesi europei. Quindi speriamo davvero che sia il primo di altri incontri e la nostra intenzione è continuare a espanderlo in tutti i comuni della regione toscana. È importante per noi questa collaborazione con la Toscana, con la Regione e con gli altri, certamente, associazioni del settore, però abbiamo delle cose comuni da vedere, per esempio il turismo e la qualità, i prodotti e la qualità dei prodotti, e poi tutta l'organizzazione dei paesi, dei paesini, eccetera. Allora, attraverso questo tipo di collaborazione che stiamo cercando di sviluppare, pensiamo che come Creta e come Toscana abbiamo sia dei problemi sia delle cose interessanti ad andare avanti.
Tanti appuntamenti di prestigio dal 5 al 9 ottobre a San Giovanni Valdarno in provincia d'Arezzo per la 40esima edizione di Valdarno Cinema Film Festival. L'edizione 2022 della rassegna cinematografica è stata presentata in Consiglio regionale nel Media Center Sassoli, alla presenza del presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo. Questo festival è un appuntamento tra i più prestigiosi delle prossime settimane nella nostra regione, ha commentato Mazzeo. La Toscana è terra di cinema perché si nutre di arte, di cultura e di bellezza. Tra gli eventi di punta della 40esima edizione è la consegna del premio Marzocco alla carriera al tre volte premio Oscar Vittorio Storaro. La cerimonia di premiazione avverrà sabato 8 ottobre presso il Cinema Teatro Masaccio. Uno degli appuntamenti più importanti che il nostro territorio vedrà nelle prossime settimane, dove c'è arte, dove c'è cultura, dove si investe sulla cinematografia, si investe sulla libertà delle persone. E tutto questo avviene in un tempo di restrizioni, in un tempo in cui gli egoismi crescono, e allora investire sul cinema vuol dire investire sul futuro. Poi farlo in Toscana, sapendo che questa è una terra che è location perfetta per girare film, per far conoscere anche fuori il nostro territorio, un modo per costruire attrattività e un modo per creare anche un turismo differente. È bello sapere che ci saranno tre film girati in Toscana, una su un mito mio personale, il raccolto, come diciamo, la pista del Mugello accoglieva i tifosi di Valentino Rossi, ma anche la storia di un'opera d'arte sotto le cave apuane. Insomma, c'è il racconto della Toscana, della nostra bellezza, della nostra storia, di come però guardiamo anche con speranza e ottimismo al tempo che verrà. Quindi grazie agli organizzatori, grazie all'amministrazione comunale, saluto la sindaca Valentina Vadi, grazie davvero a tutti, perché investire in cinematografia vuol dire investire in libertà. Valdarno Cinema si presenta in questa edizione come uno splendido quarantenne, proprio per citare Nanni Moretti. Ha alle spalle molti anni di lavoro, si è caratterizzato nel corso degli anni prima come festival nazionale e da una decina d'anni circa internazionale, con concorrenti ed ospiti di livello internazionale. Quest'anno in particolare con Vittorio Storaro, premio Marzocco alla carriera, tre volte premio Oscar, sarà una kermesse sicuramente di alto livello. Il concorso è importante, vi sono delle attività collaterali ma non di minore importanza, quale un omaggio a Pasolini, un duplice omaggio, Pasolini come intellettuale a tutto tondo e anche come uomo dal quale è stato tratto del cinema. Avremo la presenza di Roberto Chiesi, che fa parte del Comitato Nazionale per i festeggiamenti del centenario di Pasolini e che è direttore dell'Archivio Pasolini della Cineteca di Bologna, quindi una personalità di assoluto livello. Valdarno Cinema ha sempre dimostrato anche un'attenzione e anche un'anticipazione, devo dire, per le principali tendenze, le più innovative del cinema, e quest'anno avremo un focus particolare sulla virtual reality. Negli anni passati le serie, le web series, quest'anno la virtual reality. Quindi un festival per vedere cinema, per essere una vetrina per giovani talenti che poi, come è stato dimostrato nei 39 anni precedenti, hanno potuto diventare anche personalità importanti del cinema, un luogo importante, una cittadina di 17.000 abitanti che per 4-5 giorni diventa veramente una capitale nazionale del cinema. Intanto il traguardo dei 40 anni è una cosa straordinaria per questo festival, siamo tutti molto contenti e abbiamo approfittato del quarantennale non per guardarci indietro ma per guardare avanti. Infatti al festival quest'anno ci saranno molte novità. Intanto la più importante è che la manifestazione vive tutto il giorno, dalla mattina alle 9 fino a mezzanotte inoltrata, per ben 5 giorni. Ci sarà una grande attenzione al pubblico più giovane, anche quello dei giovanissimi. Infatti ci sarà per la prima volta Valdarno Kids, cioè una mattinata dedicata proprio ai bambini delle scuole elementari, per coinvolgerli attivamente. Saranno protagonisti loro stessi di un breve filmato d'animazione. Poi per la prima volta avremo due proiezioni in virtual reality, una nuova tecnologia che non è né cinema né teatro, è proprio un'altra cosa, prodotta tra l'altro a Firenze da Elio Germano e Omar Rashid,
Poi avremo per la prima volta una performance audiovisiva dedicata a Pierpaolo Pasolini all'interno di un omaggio molto più ricco per i 100 anni dalla nascita. E infine avremo il premio Marzocco alla carriera a un grande maestro della storia del cinema, Vittorio Storaro, che è stato uno degli autori a tutti gli effetti di alcuni grandi capolavori come Apocalypse Now, che verrà proiettato, presentato da lui, i film di Bertolucci, tra cui Il Conformista, L'Ultimo Imperatore, e i nuovi film di Woody Allen. Tra l'altro lui in questi giorni è proprio sul set del nuovo film di Woody Allen.